Ciao, sono tornata, è passata la foga del carnevale, sono tornata alla normalità, sono tornata a lavorare, sono tornata a stressarmi e quindi ho deciso, visto che ho una decina di minuti liberi prima di scappare, ho deciso di fare un video rilassante, un video che vi può accompagnare nei momenti di stress. Non sono la persona adatta a far passare lo stress, però il tema sì, il tema del video sì, perché il tema di oggi è le tisane, ok? Il tema di oggi riguarda le tisane, quindi quel momento che noi ci dedichiamo, soprattutto noi donnine un po' pazze, esaurite, quel momento che ci dedichiamo la sera, o il giorno, la mattina, dipende quando volete voi, per rilassarci quei 5 minuti e bere una buona tisana. Allora, io premetto, sono un amante delle tisane, sono un amante dei gusti abbastanza strong, anche se poi in realtà vedete tra qualche minuto una delle mie tisane preferite invece è assolutamente delicata e rilassante. Però appunto dicevo, vorrei mostrarvi un po' queste tisane che ho. Allora, io ne ho tantissime perché, ripeto, sono un amante delle tisane, e ne bevo tante, forse anche troppe, a tutte le ore della giornata. È più una droga che che un vero e proprio momento di relax, non lo so, sono un po' fissata con le tisane. Allora, parto subito, ve le mostro, e un'altra premessa è quella che riguarda la provenienza di queste tisane, nel senso che la maggior parte di loro non si trovano qui dalle mie parti. Sicuramente voi, se abitate in città più grandi della mia o in vere e proprie città, probabilmente sono più reperibili e credo si trovino anche comunque in internet. Io alcune, se non la maggior parte, le ho prese in Olanda o mi vengono dall'Olanda, perché mio fratello, come avevo già accennato, abita a Rotterdam. Quindi io, come posso e vado a trovarlo, cerco di scovare quei nuovi brand, quelle marche un po' più particolari, naturalmente biologiche, perché sono il 99% di quello che vi mostro è tutto biologico, e cerco appunto di riportarmi, di accaparrarmi quei gusti un po' particolari che possano in qualche modo allietare le mie giornate tristi qui nella mia città. Allora, sicuramente questo brand, questa marca la conoscete, è la Yogi Tea o Yogi Tea, la yoga, penso yogi, non lo so, yogi mi sa un po' di orso. Allora, che si chiama Abbraccio della Sera, questa l'ho trovata al Natura City di Padova quest'estate, perché sono stata a Padova per alcuni giorni con i miei genitori, perché mio padre aveva un convegno, anche mia madre ed io, insomma, l'abbiamo seguito, abbiamo approfittato per fare questa gita, e sapendo che c'era il Natura Si a Padova, ho fatto fare chilometri a piedi a mia madre, coraccia, per insomma farmi una bella spesuccia, visto che qua dalle mie parti, ripeto, è difficile trovare alcune cose. Ora ci stiamo un po' smuovendo, stanno aprendo vari negozietti, però i prezzi appunto di un negozio piccolo rispetto a un supermercato, come si sa, sono un po' più alti, ed è normale che sia così per l'affitto e per altri motivi. E quindi ho deciso di fare una piccola spesa, e tra le varie cose ho preso questa tisana, che è adatta soprattutto alla sera, infatti si chiama Abbraccio della Sera, rilassante, quindi c'è finocchio, camomilla e radice di valeriana. Un'altra Yogi Tea che voglio mostrarvi è invece la Snack Tea, e questa io ve la voglio mostrare insieme al Ginseng Flower biologico. Perché? Perché io le ho trovate molto simili, non so se voi le conoscete, se le avete mai provate, però sono molto simili perché comunque c'è alla base la menta, anche questa qua che è comunque prevalentemente ginseng. Se andiamo a vedere gli ingredienti, c'è l'erba lemonina, la menta, la rosa camina, scorza arancia, liquirizia, radice di ginseng, cannella, fiori di ginseng, zenzero, estratto di agrumi, insomma un pottio di roba,
Però si sente abbastanza la menta, infatti sta tra i primi ingredienti. È molto buono, però l'ho trovato un pochino simile a questo. Dovrei provarle tutte e due, ancora non mi decido a farlo. Però diciamo gli ingredienti sono molto simili, A parte il ginseng, qui lo stesso abbiamo la menta, il tè nero, la liquirizia, cannella, zenzero, quindi chiodi di garofano, siamo là. Siamo là. Buone. Buone, però vincono ma non convincono, come si dice qui. Una invece che spettacolare, che mi ha riportato la ragazza di mio fratello quest'estate, appunto dall'Olanda, è questa sweet chili. Ora, non so il nome italiano qual è. Perché ad esempio questo abbraccio della sera, vediamo che dietro c'è scritto Buenas noches. Allora questo qua non so Allora, è piccante, quindi come dice il nome appunto, ci sono vari tipi di pepe e peperoncino, e gli ingredienti appunto sono anche, c'è anche il cacao, la menta, la cannella, che è la mia spezia preferita, quindi ovunque ci sarà un po' di cannella, e ci sono appunto questi peperoncini spettacolari, quindi è una base un po' piccante. Poi il pepe che mi piace, mi fa pensare a Frida Kahlo, questa donnina. Che tra l'altro adoro. Oggi che giorno è? 14, 15, 20, c'è la mostra a Roma, io ci devo andare assolutamente a vedere Frida. Spettacolo Frida. Poi c'è la Choco Tiger, ragazzi, no, cioè è uno spettacolo, buona, buonissima, buona, buona, buona. Appunto sa di cioccolato, cioccolato azteco. E un'altra cosa che io voglio aggiungere a questa Choco Tea viene da questa scatola che ho preso a Rotterdam, che è un misto di tisane di vari gusti, che serve un po', è tipo una collezione, infatti c'è scritto Christmas Collection, dove ci sono 12 tipi di tè e per ogni tipo di tè, di tisana, ci sono due bustine, quindi tu hai modo di provarle e poi compri quella che più ti piace. Ed è fantastica questa idea, perché a parte che ce ne sono tantissime, quindi 24 bustine, ottimo. E in più ci sono tanti tanti gusti, quindi tu invece di comprare cose che non sai se ti piacciono o meno, puoi provarle. Ora guardate, già sono quasi finite perché l'ho divorato questo cofanetto. E ce n'era una che era cioccolato e peperoncino, che era buonissima, forse più buona di quella al cioccolato normale. Poi vi parlerò ancora di queste e adesso vi parlo di queste perché le altre della Beauty sono finite. Allora, qua c'era classica che è buonissima a base di cannella, l'ho bevuta ieri, cioccolato piccante, liquirizia che è buona però un po' meno strong, un po' meno saporita rispetto alle liquirizie che vi mostrerò tra poco. Himalaya che è buonissima, sweet chai che sì, non era particolarmente, green chai ancora non la provo, e liquirizia menta lo stesso molto buona. E poi c'erano alcune con lo zenzero e insomma un bel cofanetto, non credo si trovi ancora perché era di Natale, non so se ne fanno uno di Pasqua ma non credo. Ciao. Poi allora, parlato di liquirizia io ne ho tre. E sono questa, che è l'unica, penso sia l'unica che non è biologica, che l'ho presa al negozio di un mio amico che vende un po' di tutto, anche caramelle, in realtà veramente un po' di tutto. E tra le varie cose c'è anche delle tisane e ho provato questa, la liquirizia, che è qualcosa di spettacolare, sembra di mangiare veramente una radice di liquirizia. Questa marca Bradley's in realtà non l'avevo mai sentita nominare. Ci sono solo 10 bustine, però sono ottime. E dentro ci ho messo le uniche due bustine che mi sono rimaste, di questa della Pucca, che è un'altra marca che a me piace tantissimo, la Pucca è spettacolare. Mi piace veramente tanto, ho provato varie cose, tra cui appunto questa è la liquirizia. Questa è liquirizia e cannella, quindi i due gusti che mi piacciono di più in assoluto, e la combinazione è fantastica, buone veramente. Ora queste qua io non le ho trovate, io l'ho presa in Olanda da mio fratello, lo ripeterò 50 volte dentro questo video,
però è così, se voi, qualcuno di voi sa dove posso reperire questa marca, me lo faccia sapere. Insieme a questo vi mostro l'altra della Pucca che è spettacolare. Questa è quella con un gusto un po' più delicato, però è fantastico. Purtroppo è finita, devo buttare la scatola, però non ne ho il coraggio perché il packaging è fantastico. C'ha sempre queste scatole tutte di un colore, però con queste fantasie meravigliose. E questa è rosa biologica, organic rose, camomilla e fiori di lavanda. È buonissima questa combinazione di sapori. È ideale appunto per la sera prima di andare a dormire, è molto rilassante, però allo stesso tempo non è quel solito sapore di camomilla o di una tisana. Ecco, tra queste due io preferisco quella della Pucca, l'approccio della sera un po' più anonima, diciamo, questa è un po' più particolare, però allo stesso tempo non è forte come sapore, ti accompagna veramente a letto. L'altra liquirizia invece, questa me l'ha regalata mio fratello quest'inverno, ormai loro sanno che vanno sul sicuro con queste cose, quindi l'ha presa anche questa in Olanda, e è a base di liquirizia, anche questa è molto buona. Penso ci sia anche un po' di cannella, perché sì, c'è finocchio, cannella, zenzero, limone, un po' di arancia e le radici di liquirizia, è il 44%, quindi diciamo che ce n'è un bel po'. Anche questa è molto buona, però io preferisco questa come sapore, anche se un po' si assomigliano, eh? Un pochino si assomigliano. Poi, the best of the best of the best, questa spettacolare spaziale, questa robina qua, che è spettacolare. Ho fatto una scorta, ne ho comprate due scatole, una è scaduta perché erano troppe, e questa è la Celestial. Celestial, non so come si dice, e qui non si trova, non l'ho trovato da nessuna parte, l'ho preso lo stesso in Olanda. Ora che torno, penso di fare una bella scorta. Vorrei prenderne altre, quella con il drago, che non so come si chiama, che l'ho assaggiata, è buonissima. Questa è cannella, però la cannella quella che ti spacca il cervello, la cannella quella super potentissima, c'ha un odore, Madonna. Uno spettacolo, potete se me la sto a fare. Allora, l'odore è spettacolare e ci sono i filtrini fatti così, in questo modo, quindi non c'è neanche, come si dice, la parte quella spillata di alluminio con il solito fogliettino. Ah, una cosa particolare, molto simpatica degli OGT, per chi non lo sapesse, è il fatto che hanno, ogni filtrino ha una piccola frase. Ah, l'avevo messa qua, c'ho cucini, quella piccante. Ha una piccola frase in inglese, quindi tu bevi il tè, rifletti sui massimi sistemi dell'universo e viaggi per 5 minuti in inglese, quindi ciao. Non voglio leggere, mi vergogno di leggere in inglese perché sicuro sbaglio la pronuncia, poi se mi vede mio fratello mi prende in giro per 6 mesi, fino all'estate. Poi c'è questa che ho preso in Olanda, lo so, mi odierete per questo, che è della Clipper, è la prima volta che la provo. Anche questa ha vinto, però non è che mi ha convinto più di tanto perché ha un gusto che non mi soddisfa moltissimo. Stessa cosa, quindi sono partita dalle migliori per arrivare a un po' alle peggiori. È questa drenante della Valverde, biologica, che ho preso nel negozietto che purtroppo ha chiuso da poco. Eccola qua. E, oddio, manca un minuto, io penso che più di 15 minuti non posso fare. Vabbè, insomma, queste due, no, non ve le consiglio, non le comprate. Questa drenante c'ha un sapore pessimo. Questa, non lo so, non è gustosa. Probabilmente c'ha effetti rilassanti, però non è gustosa. Siccome mancano tipo 40 secondi, io non ho capito se posso fare video più di 15 minuti, ma credo di no. Quindi vi saluto, queste sono le mie tisane preferite, ne ho tantissime altre, però non ve le posso mostrare per motivi logistici di tempo e di spazio. E vi saluto, al prossimo video, ci vediamo presto e se avete delle tisane particolari buone da consigliarmi, biologiche, fatemi sapere. Comunque questa A spirit speaks of song.